Uno mattina in famiglia. Un sorriso sul mondo. Qualcuno l'ha definito Iron Man, l'uomo d'acciaio, altri invece il Pitbull. E anche quelli che non, insomma, non frequentano il calcio, ma insomma spesso lo scambiano per Vin Diesel, quello di Fast and Furious. Di chi stiamo parlando, Ferrari? Buongiorno a tutti, stiamo parlando di Giulio Migliaccio. Giulio Migliaccio, questo nome non mi è nuovo. Lui adesso sta nell'Atalanta. Lui adesso sta nell'Atalanta, esattamente, ma è stato per ben 5 anni al Palermo, dove è riuscito a conquistare l'affetto di tutti quanti e tra l'altro è riuscito ad avere anche ogni tanto la fascia da capitano ed è il secondo giocatore della Serie A per più presenze in questa squadra, pensa. Aspetta, un po'. Due le figlie, Giulia di 7 anni, Ilenia di 5, ed è sposato da una vita con Maria. È sposato da una vita con Maria e ha festeggiato, si conoscono da una vita, da 16 anni, hanno festeggiato 8 anni di matrimonio a giugno sulla costiera, hanno festeggiato con una cenetta e pensa un po' che lui le ha dato un pacchetto dicendo che era un regalo per la figlia di Miccoli perché faceva la comunione, di controllare per vedere se andava bene. Lei ha guardato e ha trovato dentro un solitario. Scusa, guarda un po' questo pacchetto. Esatto, con questa scusa finalmente l'anello di fidanzamento che tanto aspettava lei, che lui non le aveva mai dato. Ma a proposito di Miccoli, ti volevo aggiungere che c'è un aneddoto veramente carino riguardante il capitano del Palermo, che tutti sanno che non vuole guidare malgrado abbia la patente, non ha mai guidato. Quando il nostro Migliaccio se n'è andato da Palermo, lui l'ha accompagnato personalmente guidando fino all'aeroporto e poi gli sono venute le lacrime agli occhi quando l'ha salutato. Per lui è stato veramente commovente vedere questo uomo così tosto che si commuoveva. Vai, con la compagnia di Nisini andiamo da Migliaccio. Giulio, siamo arrivati a Bergamo, dove sei? Sono qui al bar dai miei amici. Ok, ti raggiungiamo. È al bar, venite con me. Ciao! Ciao! Ma che bello questo posto! Ma sei a casa praticamente, questa è la tua maglia? Sì. È un posto dove vieni solitamente? Sì, ho degli amici e vengo qui per staccare ogni tanto un po' la spina. Posto frequentato da tanti di noi dell'Atalanta, dove possiamo rilassarci un pochino tra bella gente. Giustamente, però adesso mi fai vedere la tua casa, eh? Certo. Che casa meravigliosa! E nuovamente a Bergamo dopo 7 anni. Sì, è un ritorno, in effetti. Però era quello che cercavamo, in effetti la casa è veramente carina. Ma da buon napoletano, come ti trovi a Bergamo? Molto bene. E in effetti già nell'esperienza precedente del passato sono stato da Dio e poi il ritorno è stato comunque, c'è stato tanto entusiasmo da parte della piazza per il mio ritorno. Un pochino ti sei sentito di tornare a casa? Sì, perché sia io che la mia famiglia siamo sempre stati a Bergamo, anche quando sono tornato da avversario, e ci hanno sempre dimostrato, c'è sempre stato feeling con i bergamaschi. Esattamente, qual è la tua città d'origine? Mugnano di Napoli. Mugnano. E i tuoi sono ancora lì? Sì. Che bello! I miei e anche mio fratello Daniele, perché il grande gioca anche lui a calcio a Matera, vive a Matera quindi, però i miei vivono ancora a Mugnano. Una lunga carriera di successi. C'è qualcuno in particolare a cui devi dire grazie? Sì, a mio papà sicuramente, per i tanti sacrifici che ha fatto quando io ero piccolo. E poi a me stesso, perché ho fatto veramente tanti sacrifici per ottenere il mio obiettivo. Benvenuti. Allora, si dice sempre che ognuno di noi abbia 7 sosia in giro per il mondo. E lui come sosia di Vin Diesel. Certo, bisogna vedere chi è più grande, ma insomma... Credo che Giulio sia più piccolo. Ne ha mai approfittato? Guarda, è successo un aneddoto divertente quando era in vacanza a New York con la moglie. A parte che lui dice che è Vin Diesel che vuole assomigliare a lui e non viceversa, ma molti turisti lo fermavano chiedendo se fosse lui e lui diceva sì, sono proprio io, mentre la moglie diceva no, non è vero. E poi pensa che sono nati lo stesso mese, sono dello stesso segno zodiacale, entrambi del Cancro. E qui qualche cosa. C'è qualcosa. Vabbè, da Vin Diesel a Vin GPL. Senti, ha vissuto in 6 città diverse da quando ha iniziato a giocare seriamente
a calcio. Cosa gli manca del suo paese d'origine, Mugnano, in provincia di Napoli? Allora, gli mancano gli affetti più cari, gli amici e i parenti, che però vengono sempre a trovarli, perché infatti lui e la moglie, ogni volta che si trasferiscono, la prima cosa che cercano è una camera da letto, perché ci deve essere per gli ospiti, per cui sono molto contenti di riceverli. A casa Migliaccio ci sono due persone con lo stesso nome, lui e la sua primogenita. È vero, pensa un po' che lui ha detto che questo nome piace tantissimo. Praticamente la mamma si chiama Giulia, il nonno materno, cioè il papà della mamma, si chiama Giulio, lui si chiama Giulio e la figlia si chiama Giulia. Per cui di generazione in generazione continuano a passarsi questo nome. Sì. E le figlie, devo dire che sono entusiaste comunque di questi continui spostamenti, non pesa minimamente questa cosa, loro ormai sono abituati, anche perché, come dicevi giustamente tu, si sono trasferiti per tante città, sono ben sei, dunque cinque traslochi, perché poi a Bergamo sono andati due volte. Io sono 18, ma non credo che la cosa sia pertinente. Per cui insomma sono molto contenti di spostarsi e non gli manca nulla, perché l'importante è avere la famiglia. Oh, qualche anno fa ha rifiutato una offerta vantaggiosa da una squadra di calcio russa, Rubin Kazan, qualcosa del Bravissimo. Genere. Perché? Allora, innanzitutto perché lui credeva molto nel progetto Palermo e anche il Palermo credeva molto in lui, per cui questa è stata la scelta principale senza pensare ai soldi. Poi in seguito ha detto: sono stato anche molto bravo e non mi sono pentito affatto, perché quando è nata anche la seconda figlia ha detto: portare la mia famiglia con due bambine piccole a meno 20 gradi non sarebbe stato proprio il caso. Cuore dei papà. Giulia Migliaccio, torniamo. E siamo nella zona divano, belli comodi, ci sono delle bellissime foto, ci sei tu in compagnia dei tuoi amici. Sì, per me l'amicizia è troppo importante, quindi appena posso stacco con loro, qui siamo in una vacanza con degli amici. Per cui vai in vacanza con i tuoi migliori amici solitamente? Sì, e moglie ovviamente. Eh beh, certo. E invece qui vedo una maglia, la numero 8, che tra l'altro il tuo cane è stato chiamato 8, vero? Sì, sono molto legato a questo numero. Qui il mio amico Sergio ha condiviso insieme alla mia famiglia e a me stesso una bella esperienza alla finale di Coppa Italia a Roma. Caspita, una giornata importantissima per sì, te. Sì, forse la più importante della mia carriera. A proposito di famiglia, visto che siamo a casa tua, mi dici velocemente come hai incontrato tua moglie? Ma state insieme da tanti anni? C'è stato colpo di fulmine? Siamo cresciuti insieme, in effetti. Che perché bello. Io avevo 16 anni e lei 15, quindi quest'anno sono 16 anni che siamo insieme. Bellissimo. Di cui la metà, 8 da sposati. E avete due meravigliosi fiori, due grazie, bimbe stupende. Sì, sì, e in questa casa, dov'è che stai maggiormente con le tue piccole? Sì, nella loro cameretta dei giochi. Allora mi ci porti. Ecco il regno delle tue meravigliose bimbe. Da quel poco che ho visto, tu sei un padre fantastico. Di sicuro sono un papà presente, molto presente e attento. Punti la sveglia tutte le mattine alle 7 per accompagnarle a scuola. Ci mancherebbe. Che per, bello. Per le mie bimbe mi sembra il minimo, perché comunque cerco di godermi ogni fase della loro crescita. Ma ti vengono a vedere allo stadio? Sì, clima permettendo vengono, anche se adesso sono un po' confuse perché... Per le squadre? Sì, sì, sai, due anni fa Palermo, poi Fiorentina, adesso Atalanta, però appena siamo arrivati a Bergamo ovviamente loro fanno il tifo per il papà. Giustamente. E gli abbiamo comprato le maglie della Dea. Qualsiasi squadra sia, tifano il papà. Sì. 32 anni, un pischello praticamente, una bella famiglia, che adora. Quasi 500 partite sul campo con tante maglie in Serie A, ma un'unica, immutata voglia di far vincere la squadra. Secondo te è più quello che ha dato o quello che ha ricevuto? Guarda, gliel'ho chiesto e lui ha detto che si sente alla pari, perché ha dato veramente tanto a Palermo, a Bergamo, ma ha ricevuto altrettanto. A proposito di vita, il suo motto? Il suo motto è che perseverando ottieni quello che vuoi, non conta la fortuna ma conta il lavoro. Non ti vedo proprio d'accordo, nemmeno io. Bello sarebbe, concordo, ma poi purtroppo ma la non realtà è sempre così. Non è sempre così, il sì. Fattore ci aiuta sì. In maniera... Essere nel posto giusto al momento giusto. Però per essere nel posto giusto, nel momento giusto, bisogna esserci anche in quelli sbagliati, per cui perseverare. E bisogna essere anche grazie preparati. Ferrari, alla prossima!